L'Argentina sbanda, con la corsa al dollaro e l'inflazione che galoppa. I provvedimenti delle ultime ore hanno l'aria di manovre di ultima istanza per riportare in carreggiata la situazione economica in attesa di un salvataggio esterno. Per frenare il crollo del peso, che ha superato la soglia psicologica del cambio 40-1 con il dollaro, la Banca Centrale Argentina ha alzato i tassi di interesse di 15 punti percentuali, al 60%, i più alti al mondo. A nulla sono valse le rassicurazioni del presidente Macri sulla solvibilità del paese e l'annuncio della richiesta al Fondo Monetario Internazionale di accelerare il versamento di 50 miliardi previsti dal piano di salvataggio del paese. Paradossalmente l'annuncio ha messo in allarme i mercati, che hanno letto la fretta nella richiesta dei fondi come un'implicita ammissione di emergenza, spingendo gli investitori verso il dollaro con un crollo in un solo giorno del 7% del peso. E anche se una crisi come quella del 2001 sembra al momento improbabile anche grazie ai meccanismi di salvataggio attivati, l'Argentina resta la cartina al tornasole sole dello stato di salute delle economie emergenti e il crollo del peso ne mette sotto pressione le valute. Lira turca, real brasiliano e rand sudafricano ne stanno pagando lo scotto. Tra tagli alla spesa, gli alti costi di finanziamento e la siccità che ha minato quest'anno il settore agricolo, la previsione è che il PIL nel terzo trimestre entri in recessione, mentre l'inflazione continua a galoppare verso un allarmante 30%. L'ultimo colpo è arrivato dall'agenzia di rating Moody's, che nei giorni scorsi ha rivisto al ribasso le stime di crescita del paese, la cui economia è prevista contrarsi quest'anno dell'1% rispetto a un più 3% stimato in precedenza. Tra le manifestazioni di protesta, l'ultima in ordine cronologico, quella per Italia al settore dell'istruzione, l'attenzione è puntata sulla giornata di lunedì, quando, ha spiegato ieri il ministro del Tesoro, sarà annunciata una nuova serie di misure economiche per ridurre il deficit 2019 sotto l'attuale obiettivo dell'1,3% del PIL.